Noi siamo nati 26 anni fa ormai a Cape Town in Sudafrica e questo nostro DNA ci caratterizza anche per quanto riguarda alcune strategie uniche nel settore del risparmio gestito. Mi riferisco a tutto ciò che riguarda le risorse naturali, le materie prime, l'energy e in particolare il singolo tema dell'oro, quindi Global Gold. Di sicuro non è passato inosservato il ritorno alla domanda di questo bene considerato rifugio per definizione. E sappiamo bene che il 2017 sarà costellato di numerose incertezze, soprattutto politiche, oltre che geopolitiche, come purtroppo stiamo vivendo in questi giorni. Ecco, l'oro per quel 5-10% di portafoglio, ovviamente non per la large parte, ma per una piccola parte, può rappresentare un'ottima diversificazione e sicuramente quel beneficio classico del bene rifugio che è tipico, intrinseco dell'oro fisico, però esplorato attraverso un tema esclusivamente azionario, quindi investendo in aziende aurifere. Noi gestiamo complessivamente nel mondo 120 miliardi circa di dollari, di cui 2 miliardi e mezzo circa sulle strategie che ho citato poc'anzi, però la gran parte quindi è allocata a strategie diciamo tradizionali o normali tra virgolette, per cui siamo molto focalizzati sulle strategie multi-asset, in particolare con tema income, quindi global multi-asset income, piuttosto che su azionari internazionali di qualità, global franchise che ha caratteristiche anche se azionario puro particolarmente difensive e anticicliche, così come ancora una volta per il nostro DNA emergente, tutto ciò che è debito emergente o addirittura corporate emergente sono expertise che di sicuro oltre a caratterizzarci ci vedono in primissima linea dal punto di vista delle performance se confrontate con i peers, per cui la gamma è decisamente ampia, oltre una quarantina di strategie, diversificate su tutto l'orizzonte azionario, obbligazionario, multi-asset e quella chicca, se volete, risorse naturali a cui ho accennato in precedenza.